come abbiamo detto, parliamo dei polmoni verdi della nostra regione. Andiamo subito in quella che è la più grande città calabrese, cioè Reggio Calabria, dove in diretta per noi c'è Alessandro Banfo. Alessandro. Sì, buongiorno Marco, noi ci troviamo sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, inizia qui il nostro viaggio, il nostro racconto dei polmoni verdi delle città calabresi. Abbiamo scelto di partire da Reggio perché forse è uno dei centri con l'anima più green di tutta la nostra regione. Qui siamo sul chilometro più bello d'Italia, ci sono diverse varietà di specie molto importanti, di grande rilevanza naturalistica, storica, botanica, ci sono pini altissimi, palme, piante grasse. Si tratta di un vero e proprio giardino monumentale che si estende parallelamente rispetto al mare con diverse piante che risalgono agli inizi del Novecento. Noi ci troviamo in compagnia del professor Carmelo Maria Musarella, docente di biologia vegetale dell'Università Mediterranea di Reggio. E dietro di noi c'è un ficus davvero maestoso che è un po' il simbolo del verde in questa zona, che è frequentato ogni giorno da runner e famiglie. Professore, ci dice le particolarità. Sì, buongiorno. Ficus macrophylla, subspecie columnaris, è uno degli alberi che maggiormente caratterizza il nostro lungomare. È una pianta di origine australiana fondamentalmente, molti la conoscono anche come fico magnolioide perché assomiglia un po' all'albero della magnolia grandiflora. Ha una peculiarità, quella di produrre, come altri ficus, delle radici aeree che partono dai rami e scendono fino al suolo, ovviamente nel giro di diverse decine di anni, e questo al fine di poter rendere più robusta la sua struttura. E questo gli garantisce di creare un effetto veramente maestoso, tanto con le radici che fuoriescono spesso dal terreno, tanto con quelle che appunto dai rami stessi creano queste sorte di colonne. Da quanto tempo è qui? Ma sicuramente l'impianto risale alla ricostruzione post terremoto del 1908, in realtà ogni terremoto ha visto poi una rinascita di questo lungomare, ma l'assetto attuale è fondamentalmente soprattutto quello dove risiedono i nostri ficus macrophylla e post terremoto appunto 1908. Diverse sono le specie, non soltanto ficus macrophylla, ma anche altre che nel tempo sono riuscite a resistere, e quindi possiamo parlare di diversi alberi che hanno ad oggi un'età davvero ragguardevole. Possiamo parlare appunto di giardino monumentale? Sicuramente, perché di monumenti botanici esso è costituito, quindi non solo ficus macrophylla ma anche alcuni pini, alcune palme, in particolare palme delle Canarie, che sono veramente di dimensioni ragguardevoli. Ma ovviamente in città a fare da padrone su questo aspetto è la storica villa comunale, che è nata in epoca borbonica, e poi diciamo c'è l'orto botanico che è stato inaugurato all'inizio del 1900 dal re Vittorio Emanuele III. E chiedo alla regia di mandare in onda il nostro servizio. Le biodiversità di Africa, Guatemala, Cina e Antille raccolte in appena un ettaro nel cuore del centro cittadino. La villa comunale è un luogo importante per Reggio. Nata a metà del 1800, può vantare un giardino botanico di grande rilevanza naturalistica, con piante che raccontano la storia, come l'Araucaria excelsa. Il verde qui si fonde con animali e colori che vanno dal giallo al rosso. Un luogo molto amato dai reggini, che nasconde specie quasi introvabili. E a una manciata di chilometri da qui c'è anche il Palmarium, nato all'interno del Consiglio regionale 14 anni fa. Un paradiso silenzioso con essenze rarissime in Europa e alberi provenienti da Messico e Florida che hanno trovato qui una nuova casa. Come la Phoenix dactylifera citata 17 volte nel Corano, e una palma tanto verde e rigogliosa da spingere Goethe a dedicarle una poesia quando se la trovò di fronte nell'orto botanico di Padova. Sì, buongiorno, noi siamo ancora qui sul lungomare con il professor Musarella. Professore, quali sono gli altri alberi e le piante più rilevanti in questo tratto della città? Beh, se vogliamo fare un salto sia temporale sia geografico, possiamo passare nell'area oggi occupata dall'installazione del maestro Tressoldi e troviamo diversi alberi di fitolacca dioica. Questa invece è una pianta di origine sudamericana che, al contrario della precedente, anziché emettere radici che dall'alto vanno verso il basso per poter sostenere la pianta, emette dei polloni, cioè dalle radici basali emette come dei fusti che vanno verso l'alto e danno un tipico aspetto a candelabro a questa bellissima pianta. Cos'altro c'è di interessante? Sicuramente molto interessante è anche la ricca varietà di palme che abbiamo, in particolare palma delle Canarie, ma anche diverse Washingtonie, e non mancano chiaramente anche le palme nane, le uniche palme, possiamo dire, caratteristiche del Mediterraneo. Perfetto, grazie, ci rivediamo tra poco.